Buongiorno, buongiorno. Vabbè, comunque le domande che mi hai risposto, le domande che ti ho fatto non mi hai risposto. Ho detto come mai ieri eri abbastanza assente. No, mi riferivo al fatto, non è che per caso stavi facendo altro, ma non perché, figurati, mi arrabbia assolutamente. No, perché diciamo che forse non è proprio il caso in questo momento di stare a sbirciare, però dai, fammi sapere, Senti, e niente, vabbè, capito la questione, cuore mio. Sì, ma secondo me, allora, diamoci secondo me un massimo. Secondo me, considerando, perché cuore, il problema è che quelle sono stanze normali, cioè, capito? E ovviamente devono essere allestite, capito? E quindi, cioè, la prepareranno solo ed esclusivamente per te, una stanza fatta così, capito? Vabbè, secondo me 2 o 3 giorni comunque ci vogliono di allestimenti. Oh, nella peggiore delle ipotesi sarà mercoledì, insomma, non è un problema, cuore mio. Cioè, alla fine, come diciamo noi, siamo stati tanto tempo, mo, non è che. Certo, se ci volevano ancora 10-15 giorni, dici vabbè, oh, ma tutto sto tempo ancora qua, anche perché non potevi neanche stare, per di più, insomma. E allora sarebbe stato diverso, però si tratta di qualche giorno per allestire la stanza, insomma, penso ne valga la pena, insomma, almeno sai che vai direttamente nella stanza e ci stabilizziamo una volta e per tutte senza andare avanti e dietro, poi sposta da là, mettiti là, fai così, fai colà, capito, cuore? Comunque poi niente, poi l'Anto mi ha detto che ieri sera poi chiamò il Don e l'aveva rintracciato il dottore, aveva parlato e aveva detto vabbè, vediamo se per caso si libera qualche stanza, qualche, più che altro qualche posto letto prima. Però secondo me non si libera niente, cioè se si dovesse liberare si libera magari domenica e poi magari martedì o mercoledì massimo è pronta la stanza, quindi non ha senso anche perché, cuore mio, anche meglio forse, perché comunque si abbassa ancora di più la febbre e sta più tranquillo, capito? Ti fai passare sto raffreddore, così viaggi in maniera più, diciamo, meno rischiosa, capito, cuore mio? Tutte le costruzioni con il fatto del bonus. Vabbè, no, lì la guerra continua ancora, cuore. No, non è semplice, non è assolutamente semplice. Che l'America vuole fare da padrona, sai, perché pensa di andare a mettere le zampe su chi vuole lei, insomma, non si può. Certo, non è una bella cosa quella che sta facendo Putin, assolutamente, cioè quello significa privare l'essere umano della propria libertà. È un dittatore. Va buon cuore mio. Pensiamo a noi e a sistemarci. Ok, cuore? Perché non dobbiamo iniziare il percorso definitivo, insomma, perché dobbiamo
dobbiamo sistemarci. Aspetta, ancora di più qua per parcheggiare è sempre un altro problema. Va bene, cuore mio, va bene, dai. Allora, aggiornami un po' di tutto. Vabbè, non ti preoccupare per il fatto, te l'hanno già detto loro, ovviamente. Eh sì, cuore, bisogna fare attenzione, perché ovviamente con la bruciatura c'è ancora una ferita all'interno, quindi di conseguenza è normale che se fai una soffiata di naso è facile ad aprirsi, è un punto molto molto delicato. Va bene? Ma, cuore mio, ci aggiorniamo a dopo. Il caffè non sono andato a farlo ancora. Ho fatto solo colazione, più tardi vado. Ok? Ci aggiorniamo più tardi. Mandami delle notizie. Io penso che oggi toccheremo una lineetta meno di 38, almeno lo spero. E poi l'altra cosa, volevo sapere, ma non c'è più niente da fare per questa cura, cioè per questa infiammazione che abbiamo? O il percorso deve andare così? Cioè mica ci possono fare o ci possono dare, visto che stiamo in attesa e visto che comunque stiamo riprendendo a mangiare, qualche, che ne so, continuare ancora questa cura per disinfiammarci? Vabbè, loro sanno quello che devono fare. Può essere pure che vogliono lasciare l'organismo in maniera molto tranquilla. Vabbè, fammi sapere, cuore mio, ok? Beh, voglio, dai che ci siamo, forza, dai, dai. Sta facendo il suo dovere il Don, sta facendo il suo dovere. Continuasse così, continuasse così. Va bene? Vabbè, quelle di carattere, così io compro, io faccio, io, e che ci puoi fare, cuore mio? Basta che ci risolve il problema. Va bene? Beh, ci sentiamo dopo. Un bacio, un cuore e un abbraccio forte, forte, forte. Ci sentiamo dopo, cuore. Ciao, ciao, cuore mio, ciao.